Tutelare e valorizzare l'uso delle erbe officinali e la biodiversità del territorio. Con questo obiettivo è stato presentato nella sede delle ACLI regionali a Cagliari un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna in collaborazione con Slow Food Cagliari, le ACLI regionali e l'Università per Stranieri di Perugia. L'iniziativa mira a coinvolgere giovani studenti e immigrati di seconda e terza generazione, promuovendo la formazione, l'inclusione sociale e una maggiore consapevolezza riguardo alla tutela ambientale e alla biodiversità del territorio sardo. Lo scopo è non solo quello di far conoscere una parte meno conosciuta del nostro territorio e della nostra cultura, ma anche quello di instillare nei giovani un interesse nei confronti delle erbe officinali che possa poi portare alla creazione anche di nuove opportunità lavorative. È rivolto a degli studenti, a dei giovani e ai giovani immigrati che vengono supportati qua dalle ACLI per quanto riguarda dei progetti di inserimento e di inclusione, ed è questo il valore che noi vogliamo trasmettere, ossia non soltanto la conoscenza del nostro territorio e delle nostre tradizioni in particolare per quanto riguarda le erbe, ma anche un progetto di inclusione per i giovani immigrati che stanno qui in Sardegna, a Cagliari in particolare. Il progetto prenderà avvio a metà ottobre con una serie di iniziative pratiche come visite guidate a diverse aziende agricole del territorio, tra cui Abitare con il Verde a Quartuccio e Su Massaio a Turri. Le visite permetteranno ai partecipanti di conoscere le erbe aromatiche e spontanee locali, nonché le tradizioni enogastronomiche legate al loro utilizzo. Previsti laboratori pratici e degustazioni, momenti di scambio con esperti del settore e imprenditori locali per promuovere la conservazione delle risorse naturali e lo sviluppo di percorsi turistici ecosostenibili. Il progetto si concluderà a febbraio con un evento pubblico per presentare i risultati raggiunti.